Innovazione, lei ha parlato anche di rete, che guardando anche fuori dai nostri confini per collocarsi in una dimensione più europea. Ma oggi io credo che non si possa fare né ricerca né innovazione se non in una logica globale. Non si fa più ricerca come scherzosamente si può pensare, venisse fatta un tempo, c'è cioè un ricercatore che da solo se ne sta in una stanza chiusa a ricercare, no? Oggi la ricerca si fa in rete, si fa mettendosi dentro reti di ricerca che sono sempre più globali. Certo, questo non significa disperdere le proprie peculiarità, ma significa metterle appunto in rete con gli altri. In fin dei conti, noi siamo orgogliosi di avere qui a Trento centri di ricerca che ormai da anni lavorano in simbiosi con reti di ricerca e di innovazione che sono europee e sono internazionali.